Ciao a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con il nostro gruppo di lettura. Allora, innanzitutto voglio ricordarvi di cosa si tratta. Si tratta di un'iniziativa che ho lanciato recentemente per leggere un libro nello stesso arco di tempo e poi condividerne le impressioni di lettura. Quindi sostanzialmente io vi propongo il titolo di un libro, vi propongo una data limite entro cui chi vuole partecipare deve leggere quel libro oppure rileggerlo oppure risfogliarlo se è un libro che ha già letto, che conosce bene, e entro quella stessa data chi vuole partecipare deve lasciare un commento sotto a questo video per condividere le sue impressioni di lettura, le sue riflessioni, tutto ciò che insomma sente di voler mettere a disposizione degli altri rispetto al libro in questione e rispetto all'esperienza di lettura fatta. Quindi fra pochissimo vi rivelerò che libro ho scelto per questo secondo appuntamento e qual è la data limite entro cui chi vuole partecipare deve appunto leggere il libro e lasciare un commento qui sotto. Allora, probabilmente vi chiedete che caratteristiche deve avere il commento che lasciate qui sotto, se deve avere delle caratteristiche particolari, se stabiliamo dei criteri. Allora, voglio dirvi che non c'è nessun criterio particolare a parte naturalmente la buona educazione e il rispetto, questo sì è fondamentale, ma a parte questo siete liberissimi di condividere il commento che volete, per cui può essere una cosa brevissima, proprio solo poche parole, una frase per dire ho letto il libro e mi piace oppure non mi piace, può essere viceversa un commento magari con un'analisi più approfondita, un commento che va nel dettaglio degli aspetti che sono piaciuti o che non sono piaciuti, tutto ciò che volete può essere condiviso. Tra l'altro naturalmente anche chi eventualmente non ha apprezzato il testo proposto può evidentemente partecipare per dire la sua. Altra cosa importantissima per me: anche chi magari non ha l'abitudine di parlare di libri, anche chi magari legge poco, anche chi appunto è un lettore così solo occasionale, può partecipare ed è assolutamente il benvenuto. Per cui non abbiate paura eventualmente del giudizio, eccetera, eccetera, perché davvero lo spirito di questa iniziativa è tutt'altro, cioè lo spirito è quello proprio di creare un luogo di condivisione, di partecipazione e di libertà, dove appunto chiunque possa dire la sua. Non c'è bisogno di essere esperti di letteratura, di essere professori di letteratura o di essere lettori forti, abituati appunto a leggere e a parlare di libri, assolutamente no, tutti possono partecipare. Quindi, cosa succede dopo? Allora, dopo la data stabilita come limite, entro cui chi vuole partecipare deve leggere e lasciare il commento, io preparerò un video appunto in cui condividerò certamente il mio parere sul libro in questione, ma soprattutto condividerò tutti i vostri pareri, cioè condividerò in questo video finale tutti i commenti di coloro che hanno partecipato e reagirò a questi commenti. C'è poi un'altra possibilità, che è quella di organizzare una riunione Zoom. L'avevamo già fatto con la prima lettura e devo dire che è stata un'esperienza bellissima per me, perché ho avuto proprio modo di chiacchierare con gli iscritti al mio canale che hanno deciso di partecipare a questo Zoom. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di farci una chiacchierata, anche se ovviamente tramite il computer, ma comunque così a voce, per di nuovo appunto condividere, per mettere insieme le opinioni, le sensazioni rispetto a questa lettura fatta. Quindi chi vorrà partecipare a questo Zoom dovrà semplicemente segnalarmi la sua disponibilità appunto nei commenti qui sotto e a quel punto poi fisseremo un giorno, fisseremo un orario e quello Zoom integralmente oppure solo in parte verrà poi appunto utilizzato per il video finale e quindi sarà una possibilità in più di scambio. Naturalmente lo Zoom è assolutamente facoltativo, non è assolutamente obbligatorio partecipare allo Zoom se si vuole comunque partecipare a questa lettura condivisa, per cui ci sono sostanzialmente due modi per partecipare: o semplicemente lasciando un commento scritto qui sotto oppure partecipando anche allo Zoom, che ripeto è assolutamente facoltativo. Quindi veniamo al libro che ho scelto per questa seconda lettura condivisa. Allora, il libro che ho scelto di proporvi è Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Allora, naturalmente non mi dilungherò adesso sul libro in sé, sull'autore, eccetera, perché ovviamente questo è precisamente quello che faremo nel video finale, no? In cui metteremo appunto a confronto le nostre impressioni di lettura. Però vi dico due parole, insomma, su questo libro e sostanzialmente sul motivo per cui ho scelto di leggerlo. Allora, Khaled Hosseini è un autore nato in Afghanistan che lascia la sua città natale da bambino e va
va dapprima a Parigi, dove passa qualche anno, e poi negli Stati Uniti con la sua famiglia. Lui in realtà è figlio di un diplomatico, di un insegnante, eccetera, quindi viene da un contesto, diciamo, abbastanza privilegiato, ma nonostante questo, appunto, vista la situazione del suo paese di origine, è costretto ad andare a vivere altrove e quindi costruisce la sua vita negli Stati Uniti. Lui studia, appunto, negli Stati Uniti, diventa medico, ma coltiva, diciamo, la passione per la scrittura, è una cosa che fa fin da piccolo, e quindi a un certo punto scrive questo suo primo romanzo. Si tratta di questo, Il cacciatore di aquiloni è il suo primo romanzo, lo pubblica e lì la sua vita cambia. Nel momento in cui lui scrive questo libro, nel momento in cui lo pubblica, è ancora un medico, quindi diciamo che così sviluppa parallelamente le due attività, le due carriere, ma poi a un certo punto si rende conto che l'attività, diciamo, legata alla scrittura richiede troppo tempo, troppo impegno, che le due cose diventano incompatibili, che non riesce più a svolgere la sua carriera di medico con la serietà, con l'impegno, con la dedizione necessari, e quindi a quel punto si dedica unicamente alla scrittura, quindi a partire da lì appunto scriverà anche altri libri, eccetera. Questo libro è un bestseller mondiale incredibile, cioè è un libro che ha avuto un successo incredibile, un libro che è tradotto in tantissime lingue, insomma un vero e proprio caso editoriale, da cui è stato anche tratto un film che io non ho ancora visto, dovrei guardarlo proprio questa sera. Khaled Hosseini è stato anche nominato nel 2006 ambasciatore di buona volontà per l'agenzia ONU per i rifugiati e ha successivamente fondato un ente che fornisce assistenza umanitaria alla popolazione afghana. Allora, come mai ho scelto questo libro? La risposta è semplicissima. Da quest'estate sono sconvolta e addolorata per tutto quello che sta succedendo in Afghanistan e quindi, già che avevo comunque già in mente di leggere quest'autore, di scoprirlo, perché finora non avevo ancora letto nessuno dei suoi libri, naturalmente mi è sembrato il momento più opportuno per scoprirlo e per proporlo a voi, quindi insomma mi sono comprata questo libro, l'ho letto, devo dire che l'ho finito proprio questa mattina. Allora, di nuovo, come vi dicevo prima, non è oggi, non è qui che approfondiremo le tematiche legate al libro e che parleremo del libro, perché questo appunto è l'obiettivo, no, del video finale che faremo, ma devo dirvi che è una lettura che mi è molto piaciuta. L'autore è un autore con una storia interessantissima, avremo modo di parlarne, e naturalmente è interessante leggere un libro come questo proprio in questo momento. È un libro che ho letto poco a poco, cioè non è un libro che ho divorato, non ho letto 150 pagine al giorno e sono contenta di aver fatto una lettura di questo tipo. Quindi vi ho rivelato il libro che vi propongo di leggere, la data limite che ci fissiamo è il 7 novembre. Quindi, ricapitolando, chi vuole partecipare a questo secondo appuntamento del gruppo di lettura deve leggere Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Questa è una traduzione, l'originale è stato pubblicato nel 2003, eventualmente se il vostro livello di inglese ve lo consente potete evidentemente leggere anche l'originale, altrimenti ecco c'è la traduzione italiana, e entro il 7 novembre dovete lasciarmi qui sotto il vostro commento. Per il video finale saranno presi in considerazione quindi solo i commenti che riceverò entro il 7 novembre e solo i commenti che riceverò qui sotto, e poi vedrete a partire da lì faremo un bellissimo video finale, quindi mi raccomando, partecipate in tanti e invitate i vostri amici a partecipare. Prima di salutarvi, come sempre, vi invito a mettere un mi piace a questo video, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando, partecipate a questa lettura del gruppo di lettura. Io vi aspetto e aspetto soprattutto di leggere i vostri commenti qui sotto. A presto, un bacio!